fate un applauso a chi ha organizzato questa serata natalizia, perché ancora siamo sotto Natale, e dove appunto questo stare insieme, questo stare in aggregazione tra di noi fa sempre piacere, perché comunque il calore nostro, diciamo che combatte l'umidità di questa serata bella invernale. E allora, signori, senza che io mi dilunghi troppo, e perché avrei voluto iniziare magari con farvi ascoltare qualcosa, ma do la parola al presidente della Proloco, al signor Morabito, e al sindaco per gli auguri natalizi. Prego, a voi il microfono. È un'iniziativa che si ripete terzo anno che la facciamo, è il villaggio di Babbo Natale. Anche quest'anno stiamo cercando di deliziare un po' i bambini con animazione, musica, Babbo Natale, tanti regali, e dopo si comincia a ballare, quindi si balla, ci si diverte. Quindi prima ci si fa divertire i bambini e poi ci si divertono i grandi. Ecco. Qui avete lo stand, cosa avete preparato, ecco, per degustare? Come dicevo, una serata pensata un po' per tutti, quindi bambini, poi grandi a ballare, ma non solo. Qui c'è uno stand dove stiamo preparando delle crepe, del vin brûlé, delle crespelle, delle guastelle classiche di Cardeto con un po' di olio, sale, origano. Quindi si mangia, si beve e ci si diverte. Natale è Natale, quindi bisogna viverlo intensamente. Ecco, ci sono altre iniziative che farete per il periodo natalizio? Certo, le manifestazioni si completano giorno 6. Giorno 6 facciamo... c'è un premio molto ambito, e il premio è la miglior befana. Anche questo sono 3 anni che la facciamo, quindi partecipano tante befane da tutto il territorio del Sant'Agata, con il primo premio una scopa d'oro, quindi un premio molto ambito, e ci aspettiamo tanta partecipazione. Sindaco, sono tante le iniziative qui a Cardeto, quest'oggi è il 26 di dicembre, ecco, pure la Proloco e di altre 2 associazioni avete organizzato, ecco, questa manifestazione, questa serata all'insegna del divertimento sia per i bambini che per i grandi. Sì, sono felicissima perché anche quest'anno abbiamo organizzato un calendario di eventi natalizi pensati per la comunità insieme alla Proloco e alle altre associazioni locali, Kairos, Amici di Pantano. Una sinergia che ha portato a realizzare diversi eventi per intrattenere e far divertire soprattutto i nostri bambini e i nostri ragazzi. Oggi in particolare si ripete la 3ª edizione del villaggio di Babbo Natale, quindi i bambini si stanno divertendo e questo è un traguardo raggiunto da tutti insieme. E qua a seguire ci sono altre manifestazioni nei prossimi giorni, ancora fino alla Befana? Sì, ci sarà, chiuderemo il calendario degli eventi con il premio della più bella Befana, organizzata sempre dalle associazioni. Il comune, l'amministrazione comunale li supporta nell'aspetto organizzativo, però dico, la sinergia ha portato già a partire dall'8 dicembre a organizzare tantissime attività, segno che la comunità è una comunità viva che vuole intrattenere e soprattutto accogliere i diversi e tantissime persone che sono arrivate anche dai paesi e dalle zone limitrofe.